Quando si parla di Grillo, io insomma ne sono l'esempio fulgido come giornalista, intendo. Che ridi, Rossella? Io faccio, dovete sapere che D'altronde. faccio degli sforzi sovrumani per restare seria e penso a tutte le disgrazie possibili e immaginabili, ma non è possibile, vicina Leonardo, rimanere seria. Rido perché il modo in cui lo dici, Grillo sta avendo un sacco di successo. Grazie anche a quello che sta succedendo nella Lega, Anch'io da ragazzo. grazie. E ne... Ti butta tanto giù, dai. E quindi stanno aumentando notevolmente la Credo loro che gli ingredienti percentuale. perché Grillo possa avere Ci credo, successo ci sono, ci quando non sono ce l'ha da tutti, sé glieli creano gli altri, insomma, sicuramente. no? Te guarda anche il finanziamento dei partiti, hanno detto che, vedi, drammatico No. errore non finanziare i partiti. Drammatico errore, queste Errore sono le parole drammatico. di ABC che sono Alfano, Alfano, Bersani Bersani e e Cassini. Cassini. E dopo ci si meraviglia se la Drammatico gente vuole errore votare non Grillo. finanziare i I partiti, partiti. perché dicono che altrimenti i partiti, la politica passerebbe in mano alle lobby, Dimmi te. mentre ora la politica è in mano ai pensionati, ai Sì, disoccupati, insomma, è sono loro. certo, sono. Io ho Sì, visto un disoccupato con l'auto blu, stamani mi ha dato anch'io. anche Sì, noia. anche a me ha dato noia. Sì, effettivamente, sì, una cosa Sono arrivato a un vergognosa. coraggio Da veramente Leoni, come i leoni. sì. Ora è No, o saltato poi la fuori. Lega che ha comprato i diamanti, i lingotti, perché investono loro. Formigone, non lo so, può darsi che sono tutti attacchi sotto la politica, non lo No, so. può Allora. darsi, non lo so, Ma i vedremo. grillini sono anche ad Anche ad Arezzo. Arezzo. E so che si stanno molto da fare in consiglio comunale, so che creano anche molti problemi a Fanfani, sono anche molto propositivi e appunto leggevo in quest'articolo che hanno aumentato tantissimo le adesioni al loro movimento anche qui ad Arezzo, perché la gente è veramente disgustata e questi prenderanno voti soprattutto da sinistra, ma sono convinta che prenderanno voti anche da destra, perché la Io gente è stufa. ho letto questa statistica di intervistati che lascia il tempo che trova, perché ovviamente gente Arriva fermata, ma è poi. strana, che tra indecisi, tra votanti grillini e votanti, insomma, sono il 70% delle persone che si sono rotte. Io Sì. credo che siano dati che possano fare pensare anche a una No, rivoluzione, no? si fa Non lo male. Io so, eh. devo, quando Di Pietro dice che alla fine la gente va con i forconi per le piazze, gli devo dare ragione, anche se io naturalmente non ho simpatia per Di Pietro, però ha detto una cosa giusta, se continuano così la gente va nelle piazze con i forconi perché non è più possibile. Io Dovevano penso che. fare il fondo tagliatasse, l'hanno tolto per diciamo, abbattere le tasse per i ceti più poveri, quindi non so che cosa vogliono fare questa gente. Allora, in ultima analisi, assieme all'avvocato Angiolini, parlerei dell'ospedale, perché c'è un articolo sull'ospedale d'Arezzo del quale vi avevamo parlato in settimana per la ridicola situazione di traffico, cioè all'uscita Dal dal parcheggio? parcheggio non ci sono le strisce pedonali che devi prendere girando a sinistra facendo 200 metri. Il Sì, è risultato vero. è che la gente attraversa Sì, dove non c'è le dove strisce, certamente creando un sacco di clientela per problemi. l'ospedale che è davanti Sì. e quindi li porta L'ha fatto direttamente i apposta, clienti. Ora probabilmente. sembra Sia diventato un dormitorio. che Sì. l'ospedale sia diventato un Ma in dormitorio, effetti clochard, barba. girare diciamo, la notte o dopo scena, a me mi è capitato quando ho dovuto assistere una volta mio padre, è veramente pericoloso perché non c'è anima viva, quei corridoi sono immensi, si trova anche gente che ovviamente non ha un tetto e quindi viene all'ospedale a dormire nei corridoi perché ha bisogno di trovare il caldo, nessuno dice niente, però un minimo di controllo ci vuole perché se lì quando la sera ti danno una botta sul capo su quei corridoi, nessuno se ne accorge fino alla mattina che non arriva il primo infermiere. Quindi io credo che la situazione sia abbastanza pericolosa e credo che sarebbe indispensabile che appunto venissero posti dei sistemi di sicurezza per tutelare non solo chi è, diciamo, chi è ricoverato in ospedale, ma anche i parenti che li Pronto? assistono. Sì, signora, Ok, infatti era questo. è la Marcegaglia. Ah. Sì, no, io ho scelto Angiolini. Sì, no, magari Spiritoso, lei col tè. Eh? Ah, spiritoso. Ah, no, 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 no. sento parlare di Grillo, voleva. Che La voleva, scusi? No, Marcegaglia? a Avrà proposito. voluto te. No, Chi vuole voleva che intervenire, volesse? voleva Ah, intervenire. credevo volesse te. Ma se ne parla stasera, via, Ecco mi fa così, quando mi fai così mi denoia, via, Emma, Emmena, fa la brava, su, va bene, ora sento, ciao, ciao, Emmena.
Sta Emma però rompe. Senti, Rossella, sì, dimmi, stasera caro. C'è sì. l'Emma? No, no, c'è una riunione per via dei Grillo. Che ci vai te? Vieni te no, o porto io, l'Emma? No, io porta l'Emma perché io mi sta anche simpatico, ma sarà difficile che lo possa buttare. Quindi vai, vai, ma senti qui che dici. Sono deciso tra la Bonino e la Marcia. Accidenti, tipo, come te lo Emma, raccomando. Chi porto? Tra tutti che e due mi saprei chi scegliere. È meglio che ci vada da te solo, dammi retta. A proposito di Bonino, sto Bonino a casa. Bravo, fa anche meglio. Ciao. Ciao.